Buonasera amici sportivi, ben ritrovati con il consueto appuntamento calcistico del lunedì sera per parlare appunto dell'Anerossi Vicenza che ahimè ieri ha perso male, molto male a Brescia per 2-0, ma sicuramente il protagonista è stato ancora una volta il pubblico biancorosso, 1000 tifosi al seguito, pubblico che merita la Serie A, squadra che invece meriterebbe qualcosa di meno, più critiche, perché effettivamente era una gara molto importante dove il Vicenza aveva la possibilità, se non altro, di guardare la classifica in maniera un po' più meno preoccupante di prima, insomma. Comunque siamo qui pronti per parlare di tutto questo, parleremo anche della partita di mercoledì con il Crotone e poi quella di domenica con il Benevento. Ma prima presento le mie collaboratrici Sofia ed Emanuela. Ciao ragazze! Ciao a tutti, grazie per essere con noi anche questa sera. Vi ricordiamo sempre di chiamare al numero 049 63 5000 e invece di scriverci al numero 348 66 11 171. Ci teniamo inoltre anche questa sera a ringraziare la nostra Elena che ci sta guardando. Ricordiamo il suo negozio, La Pinca, con sede a Sovizio, con cui ogni lunedì ci tiene a curare il nostro outfit, vero Manu? Esatto. Bene, allora detto questo andiamo a presentare come sempre i nostri ospiti, l'opinionista Giuseppe Leli, detto Beppe Leli, dai. Beppe Leli, la roccia d'Abruzzo, però si sta sgretolando. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Ed è anche una new entry, sono anche onorato di averlo nella mia trasmissione, il sindaco di Villa Verla, appunto Ruggero Gonzo. Eccolo qua per voi, scusate. Grazie Fabio di avermi invitato a questa trasmissione, con piacere sono qui anch'io a parlare di Vicenza, di calcio. Ruggero, oltretutto il sindaco, ti chiamo Ruggero perché sì, siamo amici sì. Da tempo, è anche oltre ad essere un bravo sindaco, è anche un ottimo sportivo e tifoso dell'Anerossi di Vicenza, lo vedo spesso allo stadio, quindi ne ha facoltà per rispondere. Certo che Beppe Leli anche esperienze e anche di esperienze campo, calcistiche, quindi, non bisogna, stasera niente politica, tutto niente calcio, politica. Tutto pelota. Allora, sì. I miei due ospiti illustri questa sera sono pronti per, e anche voi da casa cominciate a telefonare o mandare i vostri messaggi che ci bombardate sempre. Vi ricordo che stiamo anche programmando la nuova stagione a fine agosto con la diretta del Vicenza, che arriverà quindi anche su Canale Italia, e poi l'appuntamento lunedì sera appunto con il dopopartita del Vicenza. Quindi stiamo preparando le cose in grande stile. Vi ricordo la replica alle 1.30 di questa notte, quindi chi non riesce a vederla questa sera, subito questa notte, pronti a riguardarla. Allora, tenetevi pronti già con le telefonate e i messaggi, io comincio già subito a parlare con Beppe Leli. Sconfitta amara, Vicenza imballato, Vicenza che non ha mostrato di avere le idee chiare e questo, ahimè, è una nota dolente ancora una volta. Tu sai Fabio che noi ci confrontiamo con le nostre idee, no? con questo certo. Discorso di calcio. Oramai tutta la stagione che parliamo, che vediamo soprattutto questi, che poi a gennaio c'è stato qualche novità e tutto, però il trend di questa stagione è sempre quello, cioè è una squadra che quando vince non sai perché vince, quando perdi lo sai abbastanza bene, così, però non ti puoi mai aspettare una continuità di prestazione e risultato, no? Perché ne parlavamo la scorsa puntata, che si pensava che coi tre punti di aver fatto un salto in avanti incredibile, sì, però sempre che venivamo da due sconfitte, hai fatto tre punti, poi hai fatto un'altra sconfitta. La fortuna di questo Vicenza è che le altre perdono tutte in una maniera incredibile. Credo che le ultime cinque, ma non so, storicamente non sono preparato, però non credo che un campionato di Serie B la salvezza possa arrivare a 32, 33, fai lo spareggio e sì. Rischi anche di salvarti. Credo che peggio di così, per me ricordarlo, per fortuna del Vicenza, che sì. Sennò a questo punto avrebbe ben poche speranze. Infatti mi hai dato un assist, perché ricordiamo che il Vicenza, quegli altri anni che si è salvato, 48 punti, 50 arrivava proprio a salvarsi. Pensate la differenza, appunto tra l'anno scorso e gli altri anni, abbiamo veramente, ci sono 10-15 punti in meno, questo sta a significare del campionato che va molto molto a rilento. Però è anche vero che anche in Serie A vediamo di quelle partite, ragazzi, che sono, scusatemi il termine, di una schifezza unica. Il calcio italiano sta andando a rotoli. Cioè, io ho visto allenatori, vado al sindaco Ruggero,
anche i ragazzini, invece di insegnarli a giocare al calcio, a divertirsi a giocare al calcio, gli fanno fare le tattiche, gli schemi. Ma cosa vuoi che imparino questi ragazzini qua? Devono divertirsi col pallone. Sono d'accordo con te, Fabio. Questo è il mio pensiero, mi hai azzeccato, perché dico, io ho giocato tanti anni fa al calcio, c'era ancora... Beppe giocava a Vicenza, io ero in quell'ambiente, non mi ritrovo più in questo calcio in maniera assoluta, né nei ragazzini ma neanche su Serie B, Serie A, tutto il calcio direi, anche perché non so se gli allenatori, ho fatto anche l'allenatore, leggono i libri, l'esperienza, a volte si prende un allenatore perché ha fatto il corso eccetera, ma forse non ha giocato, anche ai miei tempi c'era qualcuno che faceva l'allenatore in certe categorie e aveva letto il libro. Ma dobbiamo capire che allenare i ragazzini, allora, bisogna sapere cosa provochi a quel ragazzino quando lo stai allenando, no? No, le tattiche. Insegniamo i fondamentali non vengono più insegnati, saltare di te. A me, il sottoscritto allenava Foscarini e Savoini, mi faceva fare ore su per il muro perché dovevo imparare a calciare il sinistro. Ho imparato a cacciare il sinistro e saltare di testa. Non lo fa più nessuno. Stai parlando di due professori del ma calcio. Sicuramente, no? Sicuramente. No. Ecco perché non mi ritrovo più in questo calcio. Infatti, io vado a vedere Vicenza. Tre passaggi di seguito a volte non riescono a farli. E questo è veramente, il calcio è veramente fanno cambiato. Due passi indietro, non riescono a fare addirittura il... Vabbè, comunque, c'è già la prima telefonata. Immagino che sia Luca, se no... No. Vabbè, allora, buonasera, con chi parliamo? Pronto? No, buonasera, buonasera. Salve, sono Graziano da Villaverla. Ciao Graziano. Salve, niente, ieri sono stato a vedere la partita a Brescia. Raccontaci tutto, raccontaci. Per l'ennesima volta sono stato... Deluso. Molto deluso per la prestazione della squadra. E poi vorrei chiedere a Legli... Prego, prego. Come mai che giochiamo sempre in 10 perché da Cruz non so che giocatore sia. Beh, aspetta, com'è che ti chiami? Graziano. Graziano? Graziano da Villaverla. Graziano, io credo che ieri abbiamo giocato forse in 3-4. Forse. Vabbè, ma da Cruz è proprio, neanche i calci di rigore non è capace di battere. Allora, guarda, ti dirò una cosa. Da Cruz, ok, ma scusate un attimo, mettiamoci anche Dal Monte. Anche... Bolì, perché anche Bolì, Bickel, insomma un po' tutti ragazzi. Sì, sì. Allora, a me hanno insegnato, ma chi sa fare calcio e chi sa giocare, meglio ancora, che si va nella metà campo avversaria, non si torna indietro, ma sapete perché? Sì. Il Vicenza gioca, come tutte le altre squadre di A e B, questa mania di tornare all'indietro e dare al portiere. Ma si andrà nella metà campo avversaria o cosa? Chiedo. O no? Comunque... Non si può giocare così. Appunto. Appunto. Io comunque, dai. Partirei un po' più a monte. Comunque vorrei chiedere a Leli cosa ne pensa di questo da Cruz che giochiamo sempre che in 10. Adesso ti rispondi, lasciamo una telefonata ad altre persone. Grazie per aver chiamato. Ciao, alla va prossima. Bene, io credo da Cruz può essere anche un buon giocatore. Il problema è che gioca da solo. Purtroppo vediamo che quando si trova poi a essere col pallone sui piedi è anche bravo, però poi quando la palla, i tempi giusti col compagno per passarla, per darla, per riceverla, per lui è un po' un oggetto misterioso, no? Perché sono un po' brasiliani, sono giocolieri e fanno fatica a giocare con i compagni di squadra. Allora, sentite cosa dice mister Brocchi alla fine della partita. Se avessimo segnato quel contropiedi in 3-1, non sarebbe stato meritato. Bene, lui dice che il ruolo degli allenatori è molto complicato, se la squadra vince merito dei giocatori, se perde colpa del mister. E poi dice che questo, facevamo un passaggio e ne sbagliavamo due. Allora, questo lo pensa Brocchi, e noi come la pensiamo su Brocchi? Perché viene da dire anche questo, no? Allora, per la prima volta da quando è qui Brocchi ha cambiato tre giocatori nell'intervallo e nel secondo tempo ha messo dentro appunto le tre pedine che hanno dato qualcosa di diverso nella ripresa. Allora hai già toppato in quel primo tempo. Allora mi vai a Brescia sapendo che gli altri ti hanno fatto un assist se non altro per riprovare a muovere la classifica. Fallisci un'altra volta e poi mi vieni a dire che la squadra durante la settimana era il top, nella migliore condizione.
Allora, se posso, secondo me fare gol in quel momento che effettivamente stava giocando il Brescia, avere un'occasione grandissima, ti può cambiare anche la partita, anche se non meritavi, ti puoi sistemare in modo diverso. Però abbiamo giocato di qua nella nostra metà campo, abbiamo avuto questa occasione che non si poteva sbagliare, però si può anche sbagliare, però ha avuto questa occasione. Cambia un po' la situazione, però questa è la nostra squadra. A un certo punto torniamo indietro. Dopo un certo punto, non so, io non l'avrei... Ma ci vuole anche una dignità per uscire da una partita di calcio. Tu non puoi dire noi siamo crollati perché davanti c'era un avversario forte. No. Tu qualsiasi avversario lo devi affrontare con lo spirito giusto di una squadra che va in campo con il piglio giusto. Tu sai, in quei momenti di classifica, siamo in questa classifica, quando entri in campo hai paura, ma è normale. Però devi vincere questa paura, devi superarla, certo, perché non hai più frontiere, devi vincerlo e pareggiarlo. Vedete, stasera io sono molto arrabbiato perché non mi aspettavo... non me l'aspettavo una partita così del Vicenza, per quanto tu giocassi contro una delle pretendenti alla Serie A, però almeno esci sudato, esci per aver dimostrato di esserci, no? Allora, invece non c'è il Vicenza. Come dicevo prima, se non ci sono le qualità, perché grandi qualità Vicenza non ne ha, però almeno devi tirar fuori gli attributi. Certo. E qui gli attributi la squadra non li ha mai tirati fuori. Non li ha mai tirati fuori. In nessun momento. Un'altra telefonata, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, Paolo da Vicenza. Ciao Paolo, prego. Allora, io dico una cosa, ho 81 anni. Quanti? Ho visto 81. Complimenti per la voce giovanile. Ho visto il Vicenza, ho avuto l'abbonamento 20 anni in Serie A. Ho visto tutto Real Vicenza, cioè Rossi. Ho giocato addirittura al biliardo con Paolo Rossi. Ho visto lei giocare, era un grande campione. Io dico solo che il peggior Vicenza da quando è venuto in Serie A nel 1955-56, mi ricordo. Guardi, mi ha detto il signor Paolo? Paolo, sì. Signor Paolo, io credo nella storia del Vicenza sia una delle peggiori squadre. Anch'io. Dobbiamo dare qualche numero, eh? 20 sconfitte, sì, prego, 32 gare. 20 sconfitte. Mi dica Paolo. Quando ho visto il difensore, De Maio, Brosco, chi dice? De Maio. De Maio. De Maio, bravo, De Maio. Che mi salta 10 centimetri e si fa battere di testa gol del genere, ho chiuso la televisione. Non ho più guardato. Guardi, lei, mi dispiace, è stato molto gentile. Mi dispiace, ma... Prego, prego. Mi ricordo, e poi chiudo, certo. Il campionato non si parlava della vittoria del Vicenza, si parlava quanti gol segnava. Grande. Non so se vi ricordate. Sei un grande, grande signor Paolo, grazie per aver chiamato, è stato molto gentile. Alla prossima, dai. Però, Fabio, va bene? Grazie Paolo. Questa me la devi lasciar dire, perché adesso sono stufo, visto dopo la dichiarazione del mister... Cioè che si allenano talmente bene durante la bombardando Beppe anche stasera, grazie. Durante la settimana che poi arrivi alla gara con quelle prestazioni, sì, incredibili. Cioè io dico, ma perché ti devi allenare così bene? Poi francamente non so come si allenano bene, perché non li vado neanche a vedere. Io credo che a un certo punto cambi metodo di allenamento, certo. Fai partitacce, fai le robe più brutte del mondo sperando che arrivi alla gara con una prestazione un po' decente. Infatti, perché, quello che avevamo detto, cioè, no? Io sono stufo a stare sempre ad ascoltare le che solite, durante la bravo. Settimana si allenano benissimo. Bene, infatti. È dall'inizio del campionato che sentiamo queste cose così. Penso che siamo stati chiari. Un'altra telefonata, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Luca da Vicenza. Sei in ritardo, Luca. sì. Comunque, un attimo, io durante la partita voglio fare una domanda in studio a Beppe Lemino. Prego. Ecco. Allora, facciamo una sintesi. Io ho visto la partita. Un gol mangiato da Dio, un gol in fuorigioco da Dio e un rigore contro. Per me non ci siamo proprio e stanno. Ah beh, questo... Con Brescia. Certo, certo. Beh, vabbè. Però Luca, credo che sia un po' la storia di questo campionato, Perché certo, al di là di certo. Brescia possiamo andare a guardare altre partite, no? Che tu hai le tue opportunità, le sbagli e poi fai carachiri con un'autoreta o con una ciabattata. Grazie Luca, dobbiamo dare anche altro spazio, altre telefonate. Benissimo.
ci state chiamando in tanti. Grazie Luca, grazie anche una volta, ancora una volta per gli ascolti, ragazzi siete veramente generosi e noi siamo qui a dirvi ancora una volta di cuore, perché una cosa del genere credo che non capiti spesso. Ormai non ci possiamo meravigliare più di niente. Noi no, Vicenza sì. No, noi sì, ma anche i tifosi, no? Cioè io credo, i tifosi devono, è vero che ci deve essere entusiasmo. Aspetta Beppe, che stanno, un'altra telefonata, meglio così. Scusami Beppe, senza cattiveria. Nessun problema. Buonasera, con chi parliamo? Con Raffaele di Verona. Come? Ti ricordi il mio? Con Raffaele di Verona. Ah, ciao. Raffaele di Verona, ti ricordi il mio? Sì? Oddio, non lo so. Di Verona. Ecco, io dico giusto solo di parole basta. A vedere una squadra così vista male, veramente, fa venire a piangere. Fa male, veramente. È vero. Sai che sono un tifoso, però. Io mi dico però che è tifoso della Vicenza da tanti anni. Certo. Ti sento male, la voce, però. Ti sento male. Non è nitida. Non si sente bene, scusami, senza cattiveria, ma non si sente bene. Ci sei? Si sente male, scusate, Prova a richiamare, ti chiedo scusa, ma purtroppo si sentiva male. Comunque, prego. Fabio, ai tifosi bisogna dirglielo, nuda e cruda la realtà. Dai. Bisogna solo salvarsi. Maniera non ci interessa niente, bisogna solo salvarsi. La prestazione è stata incolore, ma abbiamo da rifarci mercoledì sera. Ecco, adesso parliamo del Crotone, che dobbiamo correre perché abbiamo tanta roba da dirvi, ragazzi, questa sera tra il sindaco e Beppe Levi. Cominciamo a leggere qualche messaggio, Emanuela, vai, vedo che la Sofia è già ancora al telefono, vai. Allora, Leli, ma è mai possibile vedere un calcio del genere con certi pantaloni in campo? Su 6 gare, come dice Noaro, se ne dovranno vincere almeno 4. Domenico da Mossano. Vai, io spererei anche 3. Sì, dai, a sto punto va bene anche 3. Vai. Grande sindaco, ci vorrebbe il tuo carisma da trasmettere in campo a quei zombie del Vicenza. Matteo da Costa Vissara. Tutti ottimisti. Sono tutti i tuoi. Sì. Vai. Grazie. Altri messaggi, dai. Sì. Allora, pronto? Mi vergogno di quei giocatori al Vicenza, senza nervo e senza stimoli. I nuovi arrivati, un buco nell'acqua e Brocchi dovrebbe fare più raccattapalle che tecnico. Giorgio da Grisignano. Ale, e vai, altri, e poi diamo un'altra telefonata, vai. Allora, sono uno di quei mille che è andato a Brescia sperando in un successo dei biancorossi. Più cesso che successo. Anonimo. Vabbè. È simpatica anche questa, dai, ci sta, non la detto. Battutaccia, sì. Una battutaccia, ma che ci può anche stare. Complimenti ancora una volta al pubblico del Vicenza, 1000 tifosi al seguito, siete stati fantastici, ma lo deve capire qualcuno che un pubblico così non lo trovi da nessuna parte. 1000 tifosi a Brescia per una squadra da disperati che lotta per salvarsi dalla serie, in Serie B. Altra telefonata, chiedo scusa Ruggero. Altra telefonata, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, mi chiamo Alessandra e sono una nonna di 72 anni. La miseria, cara nonna, non Alessandra. Padovana di origine e vicentina di adozione, perché facendo la nonna chiaramente le cose cambiano. Certo. Ricordo con piacere la Nerossi Vicenza, pur essendo una tifosa del Padova, perché chiaramente abitavo a Padova, certo. Con Rocco, ancora le famose tre squadre dei miei anni. Bellissimo. E ricordo una partita in particolare che quando il Padova non giocava si veniva a Vicenza, con il famoso Amrin. Io faccio un piccolo appunto, può essere anche, sono una donna, di conseguenza non guardo tanto le tattiche su carta, però questi bei oratori che c'erano una volta, queste squadre di pulcini che si allenavano, eccetera, che era l'orgoglio della città, cioè della squadra di prima serie e poi anche la squadra fine se stessa. Dove sono andate a finire? Lo so. Perché non ripristinare queste piccole cose invece di fare certi spot che costano un occhio della testa perché sono di moda? Abbiamo sentito recentemente un telegiornale quanti palloni sono stati trovati sul tetto di una chiesa. Perché dovevano ristrutturarla e alcuni ragazzi che adesso sono uomini, parlo di giorni fa e non parlo di tanti anni fa, si sono riconosciuti in quei tempi e credo che veramente ricordare il vero calcio, che forse avevano meno soldi però più passione, è una grande risorsa.
La ringrazio Fantastica. e anche a tutti i suoi ospiti. Signora, è stata di una buonasera, gentilezza buonasera, unica buonasera. Ed è stata esemplare per la sua disamina. Però Fabio, ti mette, detto, un po', bellissimo. Ti mette un po' i brividi sì, quando ascolti sì. queste cose un po' di un mondo passato che ti mette un po' i brividi. Ti mette. Grazie veramente. Siamo bombardati, telefonate, scusate, pubblicità, ritorniamo subito, un paio di minuti, a breve. Da oltre 30 anni l'azienda Zamunaro opera nel campo della sicurezza attiva, installando impianti d'allarme in qualsiasi ambiente. Zamunaro Allarmi, protezione e sicurezza è situato sulla strada del Tormino a Vicenza. Con soluzioni d'avanguardia e stile inconfondibile. Con telo mobile e con lamelle orientabili puoi scegliere il grado di luce fino alla totale chiusura. Resistente alla pioggia, tende da sole, tende a braccia e cappottine. Stile essenziale per massima protezione solare e per le vostre serate estive anche con illuminazione a LED. Tendaggi da interni con una raffinata selezione di tessuti per realizzare un ambiente che parla di te. Una ricca scelta di pregiati tappeti orientali annodati a mano. A Trissino, Via del Lavoro, a Vicenza, Ponte Alto. Problemi di batteria? Chiama RAE Batterie, a tua disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Tabernacolo, enoteca e beer shop a Poianella di Bressanvido, by Andrea Moserle. Supermercato Coop a Poianella di Bressanvido, la tua spesa con qualità e convenienza. Autogioielli, concessionaria multimarca specializzata in veicoli usati, garanzia su tutte le auto e pagamenti personalizzati. L'Anegol, l'aperitivo di rigore del tifoso vicentino, artigianale, naturale, sincero e graffiante, un gusto unico. Bar pasticceria gelateria di D&D, delicatezze e dintorni, brioche, pasticcini, torte, tutto artigianale ed ordinabile anche al telefono, via mail o attraverso i nostri social. Per le migliori tecnologie a servizio degli impianti elettrici, scegli Masiero Impianti. Colorificio Alte, trovi tutti i colori per carpenteria industriale, edilizia, decorativi per la casa, carrozzeria e belle arti. Dal 1973, solo prodotti di qualità. Stern Amministrazioni, da oltre 50 anni nel mercato immobiliare, una tradizione che si trasforma di padre in figlio. BM Auto, vendita auto nuove ed usate delle migliori marche. Competenza, cortesia, garanzia ed affidabilità sono il nostro biglietto da visita. Habitat, 30 anni di esperienza al vostro servizio per pergole, tende da sole, tendaggi per interni, tappeti orientali e moderni. Habitat la trovi nelle sedi di Vicenza e Trissino. Rieccoci, bentornati, mandiamo subito il contributo sul meraviglioso Golden Padel Center.
padel, che vi ricordo ospita anche diversi personaggi non solo dello sport, quindi andate a vedere questo bellissimo centro sportivo Vecchia Ferriera a Vicenza, ma soprattutto anche ringraziamo il nostro amico Marco Franchetto che ci delizia sempre con il suo caffè meraviglioso, il caffè vero, il caffè dei Vicentini. Come potete vedere qui al mio fianco c'è anche la nostra guardia del corpo che controlla le nostre Sofia ed Emanuela, eccolo qua. C'è caffè gli occhi vero, bassi, c'è gli occhi bassi. Che adesso appunto serviremo, ci serviranno le nostre ragazze, sia Leli che sia il nostro sindaco Ruggero Gonzo di Villa Verla, che adesso berranno appunto il perché caffè. Ci devi tirare su di morale. Tirarvi su di morale. Grazie. Allora, visto che siamo sommersi da tante telefonate, da tanti messaggi, leggiamo altri messaggi. Forza ragazze. Sì. Ciao Fabio. E poi andiamo con le telefonate. Arrivo che con le telefonate, vai. Ciao Fabio e a tutti voi. Qualcuno mi dice chi sono da Cruz, Teodoric e Bichel. Allora. Se vado in C, la panchina del Verona offre di meglio. Sandro da Gambellara. Del Verona. Ah, sarà il Virtus Verona. Sì, probabilmente sì. Ah, ok, vabbè. Poi? Mai più farò una trasferta. Inguardabili a Brescia con Da Cruz non pervenuto, Bichel e Maggio. Oh signore, di cosa parliamo? Luciano da Creazzo. Oh, ce l'hanno proprio con Da Cruz, con tutti, eh. Dai, altri messaggi? Ciao Sindaco Ruggero, sono Mario. Puoi fare in modo che si possa rifare il torneo sulla piazzetta ex Fornaci di Villa Verla con Noaro, radiocronista? Ti ricordi. No, l'ho già fatta, grazie comunque, grazie. Dovete chiederlo al sindaco, eh. Molti storici vengono a galla. Allora, stiamo già parlando con gli organizzatori, il Bar Hoffman. E tu sai, Fabio, sei venuto parecchie volte. Certo. Quest'anno verrà organizzato di nuovo il torneo. Nella piazza di Villa Verla. È bellissima quella piazza. Già, ci stiamo già muovendo su questo. Telefonata, buonasera, con chi parliamo? Buonasera. Buonasera. Sono Antonio Dratiene. No, io la vedo sempre al bosco. Volevo dire, io sono un po' sui generis come tifosi. Io ho due squadre nel cuore, l'Avellino e il Vicenza, perché abito qua da 26 anni. Amo il Vicenza. Grazie. Dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno, sperando di salvarci anche nei play-out, perché c'è tanta crisi in Cile. Il mio Avellino in Serie C e Vicenza spero tanto che rimanga in Serie B, perché lo merita. È una grandissima piazza, grandissima... Beh, anche l'Avellino, anche l'Avellino è... Anche l'Avellino. Però voglio dire, dobbiamo essere un po' ottimisti. Non dimentichiamo che la proprietà l'ha presa, che era fallita in Vicenza, faranno altri sacrifici l'anno prossimo sicuramente e ci riprenderemo. Oggi l'obiettivo è uno ed uno solo, raggiungere la salvezza anche a denti stretti. Auguri a tutti voi, ciao Noale, sei straordinario e a tutti gli ospiti. Grazie veramente, molto gentile, grazie, alla prossima, grazie. Allora, prego. Allora il Vicenza deve... Tutti siamo qui a sperare che rimanga in Serie B, anche perché un pubblico come a Vicenza non lo ha nessuno. 1000 persone a Brescia, 500 a Monza, i tifosi non meritano questa squadra, meritano molto di più, anche per la storia che ha il Vicenza. Perciò spero, siamo tutti, aiutiamo il Vicenza, sicuramente abbiamo tutti fiducia, però se deve cambiare qualcosa, devono cambiare ritmo, devono mettere la cattiveria che non hanno mai dimostrato. Allora, adesso arriva un'altra telefonata, poi cominciamo guardare il bicchiere mezzo pieno non è semplice. Non si può guardare anche qui, non è semplice. Allora, altra telefonata, buonasera. Buonasera, sono Raffaello da Verona, perché telefono prima. Eccolo qua, buonasera Matteo, prego, prego. Oh, finalmente ci sentiamo. Ciao, dito, veramente una roba... Cioè, ma veramente butta solo il morale a vedere una squadra così, veramente. Sono dei Veronami, ma io che Vicenza, io vengo Vicenza ho sempre seguito dagli anni 80. Ho 59 anni fra poco, ma non ho mai visto una roba del genere, mai vista. La butta solo veramente il morale, perché uno che... Lei tu, la mia prima squadra, è quella che sempre si fa. Ma questa squadra veramente ti vengono il cuore. Lei gli risponde veramente fa veramente male. Ecco. Voglio rispondere a te, grazie, sì, intanto da Verona. Fa male ciao, a tutti i tifosi bianco e rosso e non, perché effettivamente il calcio deve dare
entusiasmo, mettiamoli voglia. Mettiamo i protoni intanto. Anche la tifoseria bisogna fargli un plauso, perché in una situazione di questo genere trovare mille, ma soprattutto anche i 5-6 mila in casa tutte le partite casalinghe non è semplice. Però anche i tifosi hanno bisogno del supporto della squadra, insomma. Ecco, intanto stiamo vedendo la partita dell'andata, dove abbiamo vincemmo per 1-0 sì. A Crotone, e all'inizio fu anche un po' dura per il Vicenza, che aveva trovato la squadra. Ecco, intanto arrivano notizie che da Cosenza Bisoli sia già in bilico, sia già sulla famosa panchina a rischio, perché ha già litigato con i tifosi del Cosenza, perché credo che abbia fatto solo 6 punti, vediamo se me lo ricordo, quello che mi sono scritto prima, ve lo ricordate voi? Vabbè, no. Nelle ultime gare? Sì, deve aver fatto solo 6 punti nelle ultime 8 gare, quindi una roba... Fabio, se andiamo a vedere i punti che hanno fatto, a parte il Vicenza, le altre 4 squadre, una roba, il Vicenza ha ancora speranze, perché le altre 4 squadre sono state una roba inguardabile. Mandiamo, è stata una fortuna per il Vicenza. Prego. È una fortuna per il Vicenza, perché può ancora sperare, e francamente quando si parlava di 3 vittorie da qui alla fine del campionato, devi fare 3 vittorie, possono bastare, ma se batti Crotone e Alessandria, certo, cioè non è che fai 3 punti con Lecce, col Benevento e coso, e poi perdi con Crotone e Alessandria, ti servono a ben poco, quindi bisogna stare attenti. La salvezza non è tanto lontano, ma battendo sia mercoledì il Crotone che l'ultima gara l'Alessandria. Noi dobbiamo guardare Cosenza e Alessandria. Andiamo a sentire in casa Cosenza cosa dice Bisoli. Servizio. Quindi ogni partita, nel bene e nel male, dobbiamo dimenticarla subito, perché in una settimana ci giochiamo delle possibilità importanti per raggiungere questi, diciamo, play-out, che è ancora un altro spareggio per cercare di mantenere questa categoria. E sono convinto che noi ci arriveremo, perché come si stanno allenando, è cambiata l'aria, e quindi mi fa stare tranquillo per questo. Nelle nostre mani, noi adesso siamo quartultimi con una partita in meno, quindi potremmo essere quintultimi. Quindi il nostro destino è nelle nostre mani. Io non guardo gli altri, ho cominciato a guardare i nostri, ho avuto la possibilità di lavorare, diciamo, con un po' più di tranquillità per non avere l'assedio della partita. E adesso ho l'ansia di arrivarla domani per vedere se questo lavoro che abbiamo fatto ha attecchito nei miei giocatori. Allora, tabella, ho detto, non è la mia strategia. Penso che per arrivare ai play-out ci vogliono 34 punti, 35. E quindi noi dovremmo girare uno e qualcosa a partita. Perché poi ci sono tanti scontri diretti, quindi si mangiano i punti fra di loro, di cui anche noi ne abbiamo uno con la spalla. Ecco, avete sentito? Siete d'accordo? Insomma, perché anche Bisoli cosa ha detto? Che vedendo il giocatore allenandosi durante la settimana è ottimista. Cioè sembra quasi come Brocchi, che durante la settimana si allenano talmente bene che poi alla gara fanno bingo, caspita. Ma veramente... a rischio della sua panchina, avete sentito? È proprio a rischio anche per Bisoli. Quindi... Allora io dico che adesso la partita di mercoledì e poi quella di Sandria, giusto? Sono 2 spareggi già adesso, se non li vinci quelli 2 lì, tu rischi di non arrivare neanche ai play-up. Ma io prima di arrivare a Alessandria, ricordatevi che dobbiamo giocare. Allora, adesso a Benevento, poi avrai in casa il Perugia, poi vai a giocare a Como, hai in casa il Lecce e poi vai ad Alessandria. Cioè tu devi fare altre 3 vittorie intanto, quindi... Però devi, con gli scontri diretti, sono quelli che vai, certo, non devi certo. Sperare di vincere a Lecce, a certo. Como. Capito, vai con un doppio. Il gol, no, questo non è il gol del Vicenza, ma arriverà tra un po'. Allora, leggiamo invece i risultati che ci sono stati appunto ieri, cara Sofia. Sì. Andiamo velocemente a leggere i risultati, allora, e poi la classifica. Partendosi da sabato vediamo Cosenza-Parma 1-3, Ascoli-Pordenone 1-0, Cremonese-Reggina 1-1, Benevento-Pisa 5-1. Cittadella Ternana 1-2, Alessandria Spalle 2-2, Lecce Frosinone 1-0. Per quanto riguarda invece la giornata di ieri, vediamo Brescia Vicenza 2-0, Crotone Perugia 1-1 e Como Monza 2-0. Il Monza che va a perdere 2-0 a Como, ragazzi, e noi siamo convinti che Vicenza vada a vincere a Como. Vabbè, la classifica, andiamo a vedere la classifica, eccola qua. Voi direte, ma Vicenza va sopra Cosenza per la differenza reti? No. La mettono così perché il Crotone, il Cosenza, deve giocare un'altra partita. Ecco, andiamo a vedere la classifica.
Forza. Allora, vediamo Cremonese 60 punti, Lecce 59, Pisa 58, Monza Brescia 57, Benevento 54, Ascoli 52, Frosinone 51, Perugia 47, Cittadella, Regina, Ternana e Como 44, Parma 42, Spalle 33. Ecco, fermati Sofia, grazie comunque. Ecco qua, Spal, Alessandria, Cosenza, Vicenza, Crotone, Pordenone. Mettiamo anche la Spal dentro secondo voi? No. Siete convinti che sia già salva? Sì. Allora fermatevi, fermatevi qua, mandiamo il servizio, sentite cosa dice Longo, altro allenatore dell'Alessandria e diretta rivale del Vicenza. Vai. Dobbiamo imparare velocemente a poter gestire anche questa pressione che è normale che ci sia in partite come queste, anzi nelle partite prossime potrebbe anche salire, quindi i ragazzi devono imparare a giocare un po' più liberi, un po' più sereni, senza farsi prendere da quella che può essere una situazione psicologica negativa. Per quanto riguarda la SPAL, non è fuori per niente. La SPAL è una partita brutta, martedì con Cosenza. Allora, se dovesse vincere quella, potrebbe secondo me andare fuori, ma se non dovesse vincere col Cosenza, visto il calendario che ha, anche lei secondo me è una squadra che starà dentro fino alla fine. E la squadra è una squadra tecnicamente che non rispecchia la classifica che ha a disposizione, che la squadra ha giocatori dentro la propria rosa che non dovrebbero lottare per la salvezza, ha giocatori importanti, che noi non dobbiamo dimenticare mai che queste squadre che stanno lottando con noi, tolto il Cosenza che era partito con delle grandi difficoltà, cioè, noi stiamo giocando insieme a Spal, Vicenza, Crotone stesso, che erano squadre che all'inizio dell'anno, secondo me se qualcuno parlava di salvezza, qualcuno si sarebbe arrabbiato. Ecco, questo allenatore, guardatelo bene, si chiama Longo, e mi fermo qui. Potete rivederlo magari, chissà, non si no, sa dove. Non si chiama come un attaccante di è un grande allenatore, ma purtroppo è su una squadra sbagliata, ma Longo è un grande allenatore. Allora, a voi grande altro allenatore bisogna dimostrarli. E, la conferenza stampa fatta così, dopo che ha fatto 2-2 con la SPAL, che la SPAL doveva altro che vincere. Quindi è vero che se le perde tutti la SPAL rientra dentro, fra virgolette, ma i punti basta che, vincere una partita, tu vuoi dire? I punti che no. Ma fa tre pareggi e sì, salvo. Sì, sì. I punti che non sta facendo le ultime cinque squadre, come fai a puntare alla SPAL che ha sei punti in più della quintultima? Ma infatti lui ha detto, Beppe... Cioè, non se vogliamo parlare normalmente, cioè sì, con criterio di... Bene, se vogliamo sperare, come noi ci saliamo direttamente senza passare dai play, sì, infatti, dai play-out, dai. Possiamo dire tutto quello ma che vogliamo, infatti, però ha detto... dobbiamo essere un po' coerenti con sì, ma infatti lui ha detto ho pareggiato con la SPAL, però attenzione che la SPAL è dentro ancora anche lei tra le squadre. Io sono d'accordo con te, Beppe. L'allenatore che ha quella classifica lo deve fare, perché i giocatori che sentono una cosa del genere, ma siamo già salvi, no, non siamo, certo, non siamo matematicamente salvi, perciò è giusto che l'allenatore parli in questo modo alla squadra che sente queste cose. Chiaro che arrivo con la telefonata. Come diceva Beppe, tre pareggi loro sono a posto, noi dobbiamo fare tre vittorie. Comunque tu mi hai fatto un assist, il Vicenza è andato a Brescia convinto di fare il risultato e ha perso. Capito. Questa sta a dimostrare ancora ma una qual volta è la convinzione che ti dà che vai a Brescia a far risultato? Ma infatti gli hanno fatto questa domanda, cioè, siete andati convinti di fare risultato? Lui ha risposto, cioè, certo, se vogliamo parlare portata, d'aria la nostra portata. Era la nostra portata. Sì, certo, sì, prima della partita, sì. dopo no. Infatti, telefonata, buonasera, con chi parliamo? Sì, pronto, ciao Fabio, sono Vanni da Vicenza. Buonasera. Niente, volevo chiedere una cosa. Anche due. Ho sentito che hanno rinnovato il contratto a Padella. Anche a Balzaretti. Io vorrei sapere per quale motivo che Padella adesso non può giocare e dopo vorrei chiedere un parere. Vedi che allora sono due domande, non una. Vedi che puoi fare anche due domande. Ecco. vorrei chiedere una cosa a Lelli. Sì. Quel ragazzo lì dal Monte, cosa ha quest'anno? È due anni che quel ragazzo lì non riesce a andare. No, l'anno scorso è impiegato male o c'è qualcosa, perché il primo anno che è venuto qua era una cosa immensa da vedere giocare il calcio
Belmonte. Quest'anno e anche l'anno scorso questo ragazzo non va, e sentire un parere di Leni, cosa può avere questo ragazzo? Grazie intanto che abbiamo altre telefonate, buonasera, grazie ancora. Prego. Il mio pensiero è sempre uno, è lo strano di questi allenatori, incontri, ex calciatori, incontri. Francamente io non faccio fatica a capirli, perché hanno maturato un'esperienza di campo che poi quando vanno a fare gli allenatori cambiano letteralmente, cioè non si ricordano più di quello che era. Dal Monte anche l'anno scorso ha fatto discretamente bene, non benissimo, quest'anno è un disastro, ma perché? Perché tu vuoi cambiare le caratteristiche di un giocatore, che lui è un esterno destro, sulla linea sa giocare sulla linea laterale, così, e tu me lo metti trequartista. Mi cambi ruolo, ha delle caratteristiche che poi si imbastardiscono. No? Se il giocatore non ha entusiasmo, ma sul campo va a fare un compitino che gli ha chiesto un allenatore, che lui magari, e poi viene anche criticato, perché poi succede così, no? Certo. Ti fanno fare un lavoro che tu non sei abituato e non entra nelle tue caratteristiche, e poi ti becchi le critiche perché hai giocato male. Io sono contrario a questo, no? Tu devi far emergere i tuoi giocatori per le caratteristiche che hanno, loro ti danno il massimo e tu allenatore benefici di questo. Se tu allenatore imponi ai tuoi giocatori delle caratteristiche diverse, io mo entro anche nel discorso di Bolie, perché adesso basta, cioè io a fine stagione qualche scarica, domanda, Beppe, scarica, vai, scarica. Qualche domanda all'allenatore glielo voglio fare, francamente, ma va bene sto 4-2-3-1, mi sta bene tutto quello che vogliamo, ma mi spieghi perché devi far giocare questo Bolì che non supera l'uomo, non mette un cross dentro, non fa un passaggio e continuiamo a farlo giocare? Non c'è un altro giocatore che possa fare la stessa roba? Poi continuiamo con sto Dalmonte sempre a impiegarlo in determinate robe, ma c'ha una rosa di 30 elementi, non so, cambiare qualcosina, poi anche Tassello, cioè io non capisco, io mi dico no, c'è Maggio, vabbè, dici Maggio il suo migliore, anche se adesso ha 40 anni, ma c'entra poco perché atleticamente lo vediamo che sta bene, ma non può giocare più avanti, deve fare per forza il terzino destro o il laterale basso destro, non può giocare più avanti con un terzino destro che lui è abituato ad andare sul fondo a crossare, a tirare anche in porta. Cioè vedo delle incongruenze in queste situazioni. Poi l'allenatore è Brocchi sceglie per quello che deve fare. Però alla fine la critica gliela possiamo anche fare. Però, eh. Velocemente, Gonzo. Allora, io dico che ci sono parecchi giocatori fuori ruolo. Io non so, difficoltà fisiche, problematiche. Però anche ieri ha messo Giacomelli in una posizione che secondo me non giusto. Poi non capisco un giocatore che quest'anno l'ho visto parecchie volte, Bruscagli, non riesco a capire veramente, non so se Brocchi non ha un altro giocatore a sostituire, però questo lo fa sempre giocare, per me proprio. Sì, ma il bello che da terzino sinistro lo sposti a destra. Per far giocare Crecco, cioè io altra io telefonata, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Erwin, ho giocato a calcio quando ero giovane, adesso non gioco più. Allora, avevo telefonato anche una volta. Sì, mi ricordo. Giovane. Come stai, tutto bene? Allora, tutto bene, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo dare due informazioni. Prego. Allora, per esempio, Diaz, il Cittadella l'ha preso in eccellenza. Dio, sì. L'ha valutato, l'ha venduto al Pordenone per 1 milione di euro. Il Pordenone l'ha venduto al Monza e da Monza dopo non è andato, è finito al Vicenza. Se un giocatore era di alto livello andava in Serie A, non rimaneva in Serie B. Bravissimo, sono d'accordo con te, bravo. Bene, allora, quando tu sali dalla Serie C in Serie B, devi fare un progetto che si chiama non di salvezza, ma di essere a metà classifica. Che vuol dire? Puoi vendere qualcuno, puoi avere dei sponsor, devi avere un traguardo. Per esempio prendi anche un allenatore come era Tesser, perché Pordenone veniva dalle basse categorie, quando aveva Tesser era in alto. Quando è andato via Tesser, Pordenone è andato giù. Andiamo perché veloci. Il figlio del proprietario fa il direttore sportivo, sì. Il calcio non è matematica, certo. Il campionato di Serie B è un campionato difficile, non è un campionato facile. Hai detto dove bene. Serve tanta corsa, non è come la Serie A, per questo quando tante società retrocedono trovano difficoltà di fare la Serie B, perché certo, è diversa certo. Da la A, è più tecnica. Certo.
Hai detto bene, hai detto molto bene. Serve più corsa. Grazie. Molto difficile. Abbiamo altre telefonate, sei stato molto chiaro. Grazie mille, sai, alla prossima, grazie. Allora, altri messaggi, velocemente, perché qui oggi siamo in tilt. Vai. Allora, Brocchi. Brocchi, dai. Brocchi dice che in settimana la squadra l'ha vista allenata e l'hanno presa faccina che piange sotto gamba. Ti so dire se non si fosse allenata Monica da Jesolo. Anche le ragazze si rendono conto delle situazioni. Stasera abbiamo donne che chiamano. Anche. Si allenano talmente bene. Hanno chiamato due donne e anche vedi che si scrivono anche loro. Oh, quindi... attento, guarda che io ho sempre in mente la signora Luciana. La signora Luciana. Che noi ci salviamo senza nessun coso. Ah sì sì, vai, altri. Allora, si era detto di fare sette gare e 15 punti. Ora su 6 partite, se ne fai 10 sei bravo, però le nostre rivali devono farne meno ancora. Tarcisio da Soave. Questo è anche vero, è vero. Okay. Io ci metto la firma per 10 punti, Anch'io, adesso metto la firma subito. Anche se avevo detto 14. Andiamo a leggere gli incontri di mercoledì e quindi poi di domenica. Emanuela, vai. Ok, allora abbiamo gli incontri di mercoledì, Parma, Como. No, questi sono quelli di domani. Leggiamo quelli di domani. No, di quelli di mercoledì, Parma e Como. No, no, sì, no? Prima mi leggi quelli di domani. Ah, ok. Vai. Allora, Spal Cosenza, Ternana Lecce, Cremonese Alessandria, Pordenone Frosinone, Regina Benevento. Mercoledì invece Parma Como, Pisa Brescia, Vicenza Crotone, Monza Ascoli, Cittadella Perugia. Fammi là un attimo, vediamo. Allora, i discorsi, Spal Cosenza è un'altra, è il big match. Vicenza Crotone? Esattamente, sono due. Poi vediamo dove va a giocare l'Alessandria, abbiamo detto a Cremona. A Cremona, sì. Quindi Alessandria Rischia. E poi il Pordenone contro... E poi il, invece il Crotone, il Cosenza abbiamo detto che gioca con la Spal, quindi noi dobbiamo guardare Alessandria e Cosenza. Casomai guardiamo anche il Pordenone, che si salva anche il Pordenone. Certo, certo, beh, quello sì. Cittadella, vabbè. Andiamo a vedere domenica invece cosa succede. Altri incontri di domenica? Sì, beh, allora abbiamo la giornata di sabato con Como Cittadella, Alessandria Pordenone, Lecce Spal, Frosinone e Cremonese. E poi domenica Benevento Vicenza, Crotone Ternana, Ascoli Regina, Cosenza Monza, Perugia Pisa e Brescia Parma. Fermi là, io guardo sempre in Cosenza, Beh, così Monza, il Monza, col Monza. Quindi Monza che ha perso ieri a Como. Vabbè, ma c'è lo scontro diretto a Ferrara domani, no? Alessandria al Pordenone, quindi potrebbe anche vincere. Ecco, per quello è importante domani, mercoledì, vincere col Crotone. Bene, abbiamo detto tutti i risultati, classifiche, quello che basta. Allora, adesso vediamoci anche il servizio del Benevento, che sarà il prossimo avversario del Vicenza, 1:30, quindi vediamoci questo Benevento, 2-3 per il Benevento che ha segnato nel finale di partita. Vai. Eccoci di nuovo e mandiamo il contributo sul nebulizzatore Ipo. Il
Filippo è in grado di sanificare tramite umidificatore aria, biancheria, arredi, cucina, camera da letto, indumenti, armadi, biancheria, superfici, pavimenti, servizi igienici, oggetti, attrezzature e muri. Ogni elemento contaminato da virus, microbi e germi. Vivapor, per rendere sana ogni cosa che ci circonda, dove viviamo o lavoriamo, senza pensieri. Una volta azionato, fa tutto da solo ed è sicuro anche in presenza di persone nell'ambiente. Non macchia, non lascia residui, non è pericoloso per la salute. Rieccoci, prendiamoci un altro momento di relax guardando e mandando il contributo della Villa Lioi Faresin. Bene, siamo ritornati, grazie veramente per le tante telefonate e i tanti messaggi che ci stanno arrivando. E vi ricordo, questa notte alle 1.30 ci sarà la replica. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera. Pronto? Buonasera. Pronto? Sì, buonasera. Niente, sono Rino da Quinto Vicentino. Buonasera Rino. Ecco, niente... Ho cominciato a vedere Vicenza prima che cadessero le bombe nello stadio. Maria Santissima. Dunque pensa che ho 90 anni. Anche quei non ho mai visto e non ho mai visto. Quanti anni, eh? 90. 90 anni, Rino. 90 anni, detto Rino. 90 anni hai, Rino. 90 anni. E hai una voce, hai una voce da ragazzino. Sì, 90 anni già compiuti. E il Vicenza, guarda, che gli ha fatto questo. Di tutti i colori. Immagino. Però non ho mai visto. Ma questo giocatori, no. Io ho visto tipo Bonì, tipo Da Cruz e tipo qualche altro. Andare in campo e essere una nullità così talmente tale. E qui meraviglio anche dell'allenatore che li fa giocare. Cosa ne facciamo dei Giunta, dei Giacomelli, dei Del Monte che gioca fuori del ruolo, dei Padella e qualche altro? Cosa ne facciamo se facciamo giocare questi giocatori lì? E per Marino, quanto riguarda la famiglia Rosso, sì, dobbiamo dire solo grazie, perché se non ci fossero stati loro oggi giocheremmo per i Monti. Va bene Rino, grazie, perché ti sentiamo un po' male, comunque sei stato anche tu gentilissimo e auguri per i tuoi 90 anni e che siano altri 90 ancora, eh? Ciao Rino. Allora dai, allora, sindaco. Allora dico, sì, 90 anni questo signore che non ha mai visto un brutto Vicenza così come adesso. Allora dico, dall'inizio dell'anno che stiamo in difficoltà, allora penso che la squadra si fa all'inizio anno. Allora, una squadra di calcio è un'industria, è un'azienda. L'imprenditore, il titolare, deve prendere per farsi attorniare da persone capaci, che sappiano gestire, anche perché l'imprenditore, lui fa l'imprenditore, Rosso vende maglie, magliette, pantaloni, jeans, che è il numero uno. Ha diversificato, è veramente un grande industriale, però bisogna farsi attorniare da persone competenti. Capaci.
competenti. Io penso che questo Vicenza è stato creato male dall'inizio, poi a gennaio in qualche modo si è cercato di mettere a posto le cose, Balzaretti ha portato quella 5-6 giocatori. Ruggero, manca la comunicazione che non c'è mai stata. Capito, perciò dico, questo è il risultato, è, sono gli errori fatti dall'inizio, certo, del campionato. Buonasera, ultima telefonata perché ormai il tempo ci sta chiudendo. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, signor Novaro. Buonasera. Parla con Danilo. Prego, Danilo, prego. Veloce però, che abbiamo pochi... E vorrei che la domanda fosse rivolta anche a Leli. Prego. Al signor Leli. Signori, mi sembra. Prego, prego, Danilo, dai, veloce che abbiamo pochi minuti. Allora l'allenatore Brocchi, sì, vero? Sì. Ma, mi scusi, ma ha visto la pagina di oggi nel giornale di Vicenza chi fosse era stato promosso? Fosse Zonta, chi ha detto, tutti bocciati o rimandati? Tutti rimandati a settembre, sì, esatto. Tutti insufficienti. Lo so io che voti hanno dato a Brocchi, non lo so. Che voto hanno dato? A Brocchi? Penso 4-1. Beh, guarda, ti dico la verità, da qualche anno il giornale Vicenza comincia a dare i voti giusti, perché qualche anno fa dava voti più di simpatia. Adesso cominciano ad essere voti pesantini, vuol dire che, insomma... No, mi scusi, signor Noaro. Prego. Cioè... È inutile parlare di perché abbiamo vinto una battaglia contro l'Asqui. Dovevamo vincere, pareggiare almeno lì. Certo. Però la squadra è già persa un'altra volta. Certo. È già persa un'altra volta. Allora, lo so. Anche perché il signor Cosenelli l'ho visto questa mattina, che prendeva il giornale, dunque volevo chiederlo a lui, ma però ho detto, vedo questa sera... Sei blindato, Leli, quindi... Sono controllato. Sei controllato. Va bene, dai, gentilissimo, ciao, grazie e buona serata. Allora, abbiamo pochi minuti. Però Fabio... Ringrazio la regia intanto, Marco Pagiarin e Matteo Zanin, che sono i miei preferiti, non perché gli altri no, però, insomma, c'è una bella collaborazione con loro. Metterci a corrente del reparto sanitario, rientra... Contini o no? Contini ne ha ancora per ancora una settimana, credo. Ma no, perché finisce giorni. Il campionato. Se no, forse dovrebbe fare le ultime 2-3 partite, quello sì. Forse, dice. Allora, ti vogliamo sbilanciare, pronostico? Allora, Crotone e Benevento. Beppe, continuiamo a sbagliare, però sì, vabbè, dai. Io torno a ripetere, 3 punti. 3 punti, con Benevento e Crotone. No, 3 punti col Crotone. No, Benevento non ti sbilanci? 3 punti col Crotone. Sindaco Ruggero? 3 punti... Con fiducia 3 punti col Crotone, perché dopo le partite... Poi Benevento succede quello che succede. Le partite diventano sempre più piccole. Siete stati gentili, grazie anche a te, e avanti sempre con la tua bella Villa Verla, che è una... andremo a presenziare al torneo lì in piazza, oramai faremo ci invitiamo. Spero di avere anche lo sponsor di Hoffman qui, alla trasmissione, mi farebbe piacere. Sì. Altri messaggi, dai, velocemente prima di chiudere, poi mi dicono loro quando devo chiudere, vai. Ok, Dio sempre per terra, Ranocchia ancora in tilt, Meggiorini e Dal Monte ancora non pervenuti, da Cruz notte fonda e mi fermo qui, salvezza, non la meritiamo. Basta, siamo arrivati alle battute finali. Replica questa notte, vi ho detto, alle 1:30, grazie veramente perché gli ascolti sono entusiasmanti, grazie per i messaggi anche di questa sera e le tante telefonate. Sofia e Emanuele, anche grazie a voi per il vostro contributo, noi ci risentiamo lunedì prossimo, grazie a Beppe e grazie al sindaco Ruggero Gozzo. A voi tutti una buona serata. My own silhouette.